Ciao a tutti ragazzi, oggi vogliamo parlarvi della musica, perché come sapete la musica ci rappresenta e ognuno di noi non può vivere senza la musica. Ognuno di noi durante la giornata per un po' di tempo ascolta della musica. Ovviamente ognuno di noi ascolta un genere diverso rispetto a un altro, a seconda di quello che a cui piace, insomma, il genere. È così perché il genere che si ascolta o l'artista che si ascolta dipende dalla nostra sensibilità e anche dal nostro carattere. Ascoltare un certo artista dipende anche dai nostri interessi, perché se abbiamo degli interessi e questo artista parla di quello che ci interessa, tendiamo più ad ascoltare lui che un altro artista. E non soltanto da questo, ma anche dal nostro stato d'animo. Ovviamente, se è una persona triste perché è finita una storia, quella persona tenderà più ad ascoltare canzoni d'amore. Mi sta sparaflusciando questa cazzo di flusso di merda. E comunque dopo comincio il montaggio, perché voglio montare questo cazzo di video. Perché sennò non capisco un cazzo di dove devo tagliare. Avete capito? Mentre le persone felici ascoltano anche le canzoni d'amore, che però in loro fanno un altro effetto rispetto alle persone tristi, e ascoltano oltre le canzoni d'amore anche altri generi, come delle canzoni che parlano dell'amicizia o che parlano della società. Ad esempio io sono sempre felice, e questo non si può dire altrimenti, ascolto Rino Gaetano. E Rino Gaetano è un cantante che fa delle canzoni ironiche, diciamo, sulla politica del suo periodo, dei suoi tempi, oppure parla della società, parla degli uomini dei suoi tempi, e infatti ascolto questo genere di canzone oltre ad ascoltare anche le canzoni d'amore. Ci sono quelle persone che preferiscono ascoltare la musica nelle cuffie perché si sentono, diciamo, trasportati dal ritmo, diciamo, della canzone che stanno ascoltando. Invece ci sono quelle persone che quando vogliono ascoltare la musica la mettono ad alto volume, quindi la mettono in stereo, per farla sentire a chi sta intorno a loro. Io personalmente preferisco ascoltarla in cuffie perché mi sento più rilassato e mi piace di più, ecco, sentirmi con la musica nelle orecchie piuttosto che avere tanto rumore intorno a me. Mentre io appartengo al secondo genere, cioè a quelli che vogliono ascoltare la musica nello stereo per condividerla con le altre persone, perché io amo innanzitutto divertirmi quando ascolto la musica, e poi mi piace anche dibattere sulla musica e dire la mia sulla musica. A proposito di divertirsi, c'è la musica da discoteca, che molti di voi sicuramente conosceranno, perché chi va in discoteca l'ascolta, che è fatta apposta per divertirsi. Alcuni amano ascoltarla anche tutti i giorni, molti invece ascoltano musica più tranquilla che trasmette un messaggio. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo finito con questo video. Per questo video lanciamo un hashtag, che non mi ricordo com'è. Hashtag dico la mia sulla musica, e lo lasciamo anche sotto i link di questo video, e chiunque volesse dire la sua sulla musica basta che metta questo hashtag, e così ci comunica la sua sulla musica, e ci può anche fare delle domande alle quali noi risponderemo se avremo queste domande sui nostri gusti musicali, oppure anche in generale su quello che abbiamo appena detto, e alle quali risponderemo nel prossimo video. Bene ragazzi, questo video è finito, speriamo che vi sia piaciuto, era un video un po' diverso dagli altri, come avete visto, volevamo parlare di questo argomento che ci interessava particolarmente. E niente, dai, allora ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!